Sono qui riparato dietro al cartello in modo che possiate un pelo sentirmi. Sono arrivato al bivio più importante, quello che mi porterà in una zona che non ho mai battuto in Islanda. Sto andando verso Ísafjörð. Molto fortunati però, guardate qua che meraviglia. Tu vuoi uscire, lo so, perché tu sei libero, volete uscire. Tutto il giorno che pedalo quasi in solitaria, pochissime, una, forse due le auto che hanno incrociato questa strada che mi sta portando verso la penisola di Seafellness. Ovviamente il tracciato è estremamente divertente perché la strada non è asfaltata e di conseguenza con una bicicletta gravel il tutto diventa ancora più wild. So you made a beautiful photo of me on the bike. Yes. So please send me the photo. I follow you now. Oh, nice. We siamo Ciprioti. Cipro. Okay. Cipro. And you are traveling in Iceland. Okay. Yeah. And we meet in the middle of nowhere. Yeah. Look at this. A lot of in front of you. A lot of nothing. Nothing. But that is what we are looking for. Yes. That's a beauty. Yes. Thank you for your time. Have a nice trip. Thank Have a nice you. Day. See you on Instagram. Bye.
giornata è stata quasi perfetta da un punto di vista meteorologico. Adesso però sto, come ieri, costeggiando un piccolo pezzo di fiordo che naturalmente mi costringe ad andare per una lunga parte in direzione est, sud-est, e indovinate da dove soffia il vento? Adesso mi sto riparando dietro un cartello che tra poco vi farò vedere. Mi sposto, mi metto sotto vento. Ho deciso di salire verso nord-est in modo tale da trovare un alloggio e fermarmi in questa zona questa notte. Gli ultimi 3 chilometri siamo arrivati. Che puntata, che paesaggi, che meraviglia, che luce, che colori, ma soprattutto che vento. Oramai avete capito che è un fattore determinante affinché queste puntate riescano. Benvenuti viaggiatori, sono Frank, come ogni settimana ci ritroviamo qui per raccontare di viaggi in solitaria, in bici da gravel. In questo caso quello che avete visto è il secondo episodio appunto dell'Islanda, fatta percorsa ad aprile, durante insomma uno dei periodi forse non proprio più consigliati. In tanti mi avete commentato questa cosa, ma io vi ho anche risposto: e se si va nei periodi in cui alla fine ci vanno tutti, che gusto c'è? Dicevo, benvenuti a tutti quelli che invece non sono ancora iscritti al canale. Siete in tanti piombati qui anche perché probabilmente avete beccato questo primo episodio, questo anche secondo episodio del viaggio in Islanda. Quindi se vi va, lasciatemi un commento, lo aspetto sempre volentieri, cerco di rispondere a tutti. L'iscrizione al canale è gratuita e le notifiche sono vostre amiche, soprattutto perché lo sapete, almeno una volta alla settimana verranno fuori delle nuove puntate, e poi da qui in poi tantissime le iniziative che voglio proporvi, in cui magari appunto ci vedremo. Se state guardando tra l'altro questo video proprio nella premiere di giovedì, sappiate che insomma sono ancora disponibili dei posti per incontrarci di persona il 18 maggio, una serata gratuita per fare un po' di domande, scambiare due chiacchiere. Purtroppo mi rendo conto che ci sono molti di voi che guardano questi video dall'altra parte del mondo, però
insomma, se vi va, 18 maggio all'Eroica Caffè, ci vediamo alle ore 21 proprio per fare due parole sull'Islanda. E appunto, parlando di Islanda, lo sapete molto bene, oramai faccio riferimento per questa parte un po' più specifica, un po' più tecnica, anche se insomma tecnica, ve lo ricordo, non ci sono atleti ma solo viaggiatori, sono un viaggiatore, non sono un atleta, ho una preparazione mediocre come quella che probabilmente molti di voi, credo, forse hanno e seguono questo canale, su Komoot, eccola qui, la raccolta che racchiude appunto tutte le puntate, tutti gli episodi, ogni volta che ne uscirà uno nuovo proverò a cambiare la copertina, adesso insomma se avrò la possibilità e il tempo di farlo è una cosa che mi diverte, però qui Islanda in solitaria docutrip su YouTube trovate tutti i dati, ecco qui la prima puntata, questo è il percorso completo con un po' di specifiche, ma soprattutto ecco qui la puntata che avete appena visto, il secondo episodio, vado nella specifica, insomma nel tragitto specifico, sono un centinaio di chilometri che ho percorso, 106 per essere precisi, 1200 metri di dislivello per tutta la prima parte che vi metto qui in evidenza, devo dirvi la verità, è stato anche molto divertente ritrovarsi in mezzo a questi sulla costa, in mezzo a queste strade non asfaltate, in gravel, guardate, di una bellezza, ma poi credo l'abbiate visto, ma soprattutto di una serenità, perché a me piace tantissimo pedalare poi in solitaria appunto, e questo percorso mi ha dato tantissime soddisfazioni. Nello specifico però, mi avete sentito dirlo già durante la passeggiata, la cavalcata che ho fatto a bordo della mia Trek Checkpoint, in questa zona per via delle correnti, il vento continuato a soffiare per tutta la giornata da sud-est, e come potete vedere il percorso mi ha favorito, perché insomma il vento soffiando dalla, se state guardando il televisore o comunque lo schermo in basso a destra per intenderci, sud-est, mi ha aiutato. Quando però poi ho dovuto affrontare questo pezzo qui, eccolo qui, lo vedete, lo sto evidenziando in questo istante, ecco, questo percorso, questo tratto di costa mi è costato davvero tantissimo, perché il vento soffiava credo oltre 70-80 km, perché in alcuni pezzi avete visto che ho messo la GoPro in bocca, perché questa è una delle tante tecniche che utilizzo per riprendere, proprio perché tenere il manubrio fermo era pressoché impossibile, ho rischiato anche di cadere, però ci tenevo molto a documentare questa cosa perché non va affrontato con superficialità il fattore vento appunto. Ho deciso poi, mentre all'inizio della giornata contavo di continuare ad addentrarmi un po' verso la penisola di Snæfellsnes, la pronuncia corretta credo che sia Snæfellsnes, credo, non lo so. Dicevo, ho deciso di dirigermi verso nord, verso, ecco, questo è un altro nome a proposito di pronunce assurde che non riuscirò mai a ripetere, Stikismur. Allora, facciamo così, ve lo faccio dire dall'assistente vocale, anzi forse da un islandese vera e propria. Stikishulmur. Ecco, questa è la pronuncia corretta. Mi sono diretto appunto verso nord in questo paesino, ho trovato un posto dove dormire, dove ho scoperto una cosa molto divertente, se siete appassionati di film che hanno a che fare con i viaggi, ma come al solito, piccolo spoilerino per rimandarvi al prossimo episodio, l'episodio numero 3, prossimamente su questi schermi, attivate la campanellina, condividete questo video perché tanti sono i commenti e mi fa piacere, me l'avete detto, poter far crescere il canale, non per insomma aumentare o deliziare il mio ego, ma perché mi rendo conto che queste tracce possono essere utili magari a molti di voi che avranno voglia in futuro proprio di affrontare questo paese meraviglioso che è l'Islanda. Ci vediamo prossimamente, grazie per il vostro tempo.